Amen.
tempo Giulio l'hanno chiamato due dei suoi discepoli e li mandò a dire al Signore: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Venuti da lui, quegli uomini dissero: Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie e da infermità e da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: andate a vedere a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Parola del Signore. Thank you.
due giorni tremendo e glorioso passerà il mondo presente e sorgeranno i cieli nuovi e terra nuova. Vorrei che viene incontro a noi in ogni luogo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la piena speranza del tuo regno. Nella presenza del tuo ultimo regno, insieme agli angeli e ai santi, eleviamo un anno della tua gloria. Santo. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e prese il grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione in attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per aver permesso la tua presenza a compiere il servizio del sacerdote. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo che ti unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Benigno e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati.